Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Claudia e oggi realizziamo insieme questa copertina con punto nocciolino in effetto rilievo, effetto 3D, con questo cuoricino per realizzare questa copertina da neonato. Io appunto spero che vi piaccia e vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa coperta è della lana. Io utilizzo la lana soffice nel colore panna e celeste chiaro e un uncinetto numero 4. Perché due colori? Perché la coperta che andrò a fare si sviluppa su moduli quadrati che io andrò ad alternare, uno celeste e uno panna. Vi ricordo che come sempre tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e vi lascio il link in descrizione. Per regolarvi sulla quantità di lana che vi occorre, tenete presente che con un gomitolo realizzate 3 quadrati, quindi in base alle dimensioni della coperta che volete fare, se da culla, da letto o come preferite. Io la farò, è una misura un po' strana perché non è da culla ma non è neanche da letto, ma mi è stata richiesta in questo modo, quindi la farò così. E sapete misurarvi, ogni quadrato è lungo circa 13 cm e con un gomitolo ne vengono 3. Quindi come prima cosa, filo sull'uncinetto, avviamo 25 catenelle. Una volta realizzate tutte 25, facciamo una catenella per girare e andiamo a realizzare una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Quindi a fine giro ci ritroveremo con 25 maglie basse. Proseguiamo così fino al termine del giro. Quindi terminato anche questo giro, giriamo il lavoro, una catenella sempre per girare e andiamo a lavorare altri 5 giri sempre a maglia bassa, quindi per ogni punto sottostante vado a realizzare un punto, così per altri 5 giri. Terminati tutti i nostri 5 giri più 1 dell'inizio, quindi 6 in totale di maglia bassa, nel settimo giro andiamo a lavorare 12 maglie basse nei primi 12 punti, dopodiché andiamo a realizzare la prima vera e propria nocciolina che formerà il nostro disegno nel punto tredicesimo. Come? Chiudendo assieme 5 maglie alte che andiamo a fare tutte nello stesso punto. Quindi iniziamo con una maglia alta che lasciamo aperta, 2 maglie alte che lasciamo aperte, 3, 4 e una 5 e poi le chiudiamo tutte assieme in questo modo, dopodiché proseguiamo fino alla fine del giro, ovvero negli altri 12 punti rimanenti, facendo le nostre maglie basse così. E così via. Terminato anche questo giro, giriamo e andiamo a fare un giro di sole maglie basse, senza né noccioline né niente, però solo un giro appunto di maglie basse. Quindi 25 maglie basse, una. Finito il giro, di nuovo giriamo e stavolta lavoriamo 10 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, dopodiché andiamo a realizzare una nocciolina sempre da 5 maglie alte chiuse assieme. Terminata questa nocciolina, di nuovo facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3,
Nel punto seguente andiamo a fare un'altra nocciolina di 5 maglie alte chiuse assieme e prese nello stesso punto. Dopodiché realizziamo maglie basse fino alla fine del giro e di nuovo per tutto il giro seguente un giro di nuovo intero di maglie basse. Quindi come potete vedere si alternano un giro con le noccioline e un giro di sole maglie basse. Terminato anche questo giro di maglie basse andiamo a fare nel nuovo giro 8 punti bassi nei primi 8 punti sottostanti. Quindi 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e un 8 e nel nono punto andiamo a fare una nocciolina. 1, 2, 5, dopodiché andiamo a realizzare 7 maglie basse, quindi 1, 2, 5, 6 e una 7. Adesso nel punto seguente andiamo a fare una nocciolina. Così, e dopo proseguiamo fino alla fine del giro con gli ultimi 8 punti di maglia bassa e tutto il giro seguente di nuovo di maglia bassa, quindi l'andata facciamo di nuovo tutta maglia bassa. A questo punto ho fatto un giro di maglia bassa sopra alle mie noccioline e adesso nel giro nuovo vado a lavorare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e una 6 e nel settimo punto vado a fare una nocciolina. Dopodiché vado a lavorare 11 maglie basse. E nel dodicesimo punto, sì che non è il dodicesimo punto, comunque dopo queste 11 maglie basse vado a fare di nuovo una nocciolina. Dopodiché vado a lavorare gli ultimi 6 punti bassi che mi rimangono e di nuovo nel giro seguente un giro intero di maglie basse. Dopo anche questo giro di sole maglie basse, adesso ripetiamo un giro esattamente come quello delle noccioline che abbiamo realizzato prima, ovvero di nuovo 6 maglie basse, una nocciolina, 11 maglie basse, una nocciolina e 6 maglie basse. Proprio esattamente come prima. Quindi adesso lavoro le mie 6. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Dopodiché vado a fare una nocciolina. Adesso lavoro di nuovo le mie 11, faccio una nocciolina e poi lavoro le ultime 6. Dopodiché di nuovo un giro di sole maglie basse. E vedete che il nostro cuore poco per volta sta prendendo forma. Una volta terminati anche questi due giri ne iniziamo uno nuovo con le noccioline, ovvero realizziamo sempre prima 6 maglie basse, quindi 1, 2,
4, 5 e 6. Nel settimo punto andiamo a lavorare una nocciolina, esattamente come abbiamo fatto negli ultimi due giri, diciamo, di noccioline. Solo che adesso andiamo a realizzare 5 maglie basse e non più 11, solo più 5. 1, 2, 3 e 5, perché nel punto seguente faremo un'altra nocciolina che è il centro del nostro cuore, la punta. Dopodiché andiamo di nuovo a fare 5 maglie basse. E subito dopo una nocciolina, terminata la quale ci aspettano di nuovo 6 maglie basse che completano il giro, e dopo di nuovo sopra un giro di sole maglie basse. Così è 6 maglie basse che concludono il nostro giro, più un giro intero sopra di maglie basse, appunto. Adesso per questo ultimo giro di noccioline andiamo a fare 7 maglie basse nei primi 7 punti. E nell'ottavo andiamo a fare una nocciolina. Dopo facciamo 2 maglie basse e di nuovo una nocciolina. A questo punto vedete che il nostro cuore si sta completando. Andiamo a fare 3 maglie basse. E poi di nuovo una nocciolina. Due maglie basse. E una nocciolina. Dopodiché andiamo a realizzare le nostre ultime 7 maglie basse che ci permettono di completare anche in questo giro. E voilà, abbiamo terminato il nostro cuoricino, tutto bello pomposo, guardate che meraviglia. E adesso non ci resta che terminare il nostro quadrato con 6 giri di maglia bassa, una per ogni punto. Quindi per unirli assieme prendiamo il nostro uncinetto e ci mettiamo il filo sopra. Io ho deciso di unirli con il colore azzurro. Scegliete uno dei due colori, quello che preferite. Dopodiché li vado a mettere, diciamo, come fossero al rovescio, cuore contro cuore, perché vado ad attaccarli in questo modo, diciamo, come fosse, al rovescio. E li sovrappongo uno con l'altro, che combaciano perfettamente. Dopodiché, col mio uncinetto entro qui in un angolino del mio quadratino beige e in un angolino del quadratino azzurro. Così prendo il filo, passo indietro, passo da nessuna parte. Allora, aspettate un attimo. Così prendo il filo, passo in questo modo e chiudo con una maglia bassissima. Dopodiché punto di nuovo attraverso tutti e due i miei quadratini, in questo modo prendo il filo e faccio una maglia bassissima.
Quindi di nuovo, punto seguente, passo prima attraverso il panna e poi attraverso il celeste, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ancora. E vedete che si va a formare questa catenella e proseguo così, diciamo, fino per tutto questo lato, perché poi lo apriremo e dalla parte del dritto, diciamo, non si vede nulla. Semplicemente sono stati attaccati, si sovrappongono, ma non si vede né questa catenella che io non volevo che si vedesse, né nessun'altra giuntura. Quindi li vado ad unire al rovescio proprio perché dal davanti non volevo che si vedesse niente. Così. E proseguo in questo modo. Vedete? Da dietro resta questo, ma quando io lo apro non si vede praticamente niente e resta attaccato assieme. Quindi in questo modo andiamo ad attaccare tutti i quadrati della nostra copertina. Guardate un po', ho attaccato tutti i miei quadrati e alla fine ho realizzato 9 strisce da 5 quadretti per ogni striscia e come misura ho ottenuto un 70 cm per 90, sono delle scusatemi, per 120, quindi 70 per 120. Sono delle misure un po' strane perché generalmente per delle copertine da culla si è sui 65 per 90. La mia sono un po' più grosse, ma perché mi sono state richieste in questo modo. Però nulla vi vieta di realizzare la misura che più occorre, ad esempio anche da lettino, quindi più grande ancora, basta che aggiungiate quadrati fino a raggiungere appunto la misura che vi occorre. Quindi questo è quanto, ho attaccato tutti i miei quadrati e per finire, se qualcuno ne avesse piacere, può farci un piccolo bordino. Guardate, io gliel'ho fatto così, dove semplicemente ho fatto 3 giri di maglia bassa tutto attorno su tutti i lati e poi un giro con dei piccoli pippiolini, ma perché mi erano stati appunto sempre richiesti. Questo va a gusti, si può lasciare anche senza bordo, che secondo me era bellissima lo stesso, o se no solo fare un bordo dritto di maglia bassa, soprattutto se come nel mio caso è per un maschietto. Se per la femminuccia invece vi potete sbizzarrire un po' di più e bordarla anche in altri modi, ma appunto questo va a libera scelta. La coperta si forma appunto da questi quadrati che poi scambiati o a me piacevano di più, in bicolore mi piaceva di più, secondo me rende anche molto di più che non se fossero stati tutti celesti o tutti panna e quindi questo è il risultato. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti. In totale ho utilizzato 18 gomitoli di lana da 50 grammi. Quindi se per sapersi regolare più o meno e è buono. Aspetto le vostre foto, i vostri commenti, un bacione enorme e io vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!